stabili i casi di contagio, numeri soddisfacenti ottenuti con molti più tamponi. Via libera per caccia e raccolta funghi, ordinanza emessa oggi dalla Regione. Coronavirus, abruzzesi resilienti e costruttivi, analisi dettagliata del presidente Marsilio. Mascherine ai malati di SLA, consegnate all'ospedale dell'Aquila dagli uomini della Guardia di Finanza. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. Stabili i casi di contagio in Abruzzo. Rispetto a ieri si registra un aumento di 22 casi su un totale di 1.400 tamponi analizzati, l'1,6%. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 25 su un totale di 822 tamponi, il 3%. In rapporto al numero dei tamponi analizzati si può senz'altro affermare che la situazione oggi è sicuramente migliore. In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 3.047 casi positivi al Covid-19. 285 pazienti, meno 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 34 in provincia dell'Aquila, 11, invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, 2 in provincia dell'Aquila, mentre gli altri 1.495, meno 14 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, 67 in provincia dell'Aquila. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 341 pazienti deceduti, più 6 rispetto a ieri. Dei nuovi decessi non ci sono persone residenti nell'ASL Avezzano sul Mona L'Aquila. 915 sono i guariti, più 34 rispetto a ieri, di cui 232 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 683 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 43.803 test, di cui 38.587 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 242 si riferiscono all'ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 764 all'ASL Lanciano Vastocchieti, 1.400 all'ASL di Pescara e 641 all'ASL di Teramo. I 22 casi di oggi si riferiscono 0 all'ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 0 all'ASL Lanciano Vastocchieti, 22 all'ASL di Pescara e 0 all'ASL di Teramo. Oggi pomeriggio il Presidente della Regione Marsilio, a seguito di numerosi appelli, ha posto fine ad una vera e propria ingiustizia che penalizzava migliaia di abruzzesi, firmando una specifica ordinanza che dà il via libera alla caccia di selezione e alla raccolta di funghi e tartufi. La notizia è stata resa nota dal vicepresidente della Giunta regionale con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente. L'ordinanza specifica consente la riapertura della caccia di selezione per il contenimento dei cinghiali e le attività di raccolta dei funghi, tartufi ed erbe e frutti spontanei che crescono nei boschi, ovviamente nei limiti dei periodi e delle modalità previste dalla normativa. Il periodo di lockdown, con il blocco degli spostamenti e la diminuzione del traffico veicolare, ha determinato l'acuirsi di un problema già molto noto in Italia ed in Abruzzo, il sovrappopolamento di cinghiali che, come noto, sono causa di incidenti stradali e danni ingenti alle coltivazioni agricole. Anche se in un periodo di emergenza da Covid-19 ritengo fondamentale riaprire una misura di contenimento, quale la caccia di selezione, per l'abbattimento dei cinghiali e difendere l'incolumità dei cittadini e le attività dei nostri agricoltori, commenta Imprudente. Abbiamo deciso di consentire anche le attività di raccolta funghi, tartufi ed erbe e frutti spontanei con la precisa limitazione riferita alle norme che i fungaioli, i tartufai e gli altri cercatori ben conoscono, in primis il rispetto dei periodi e delle modalità di raccolta e nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, tenendo bene in mente il rispetto della natura. Specifico, conclude Imprudente, che per tali attività gli spostamenti sono consentiti solo in ambito provinciale.
un lunghissimo intervento per analizzare tutti gli aspetti economici ed organizzativi messi in atto dalla Regione per superare la crisi conseguente al coronavirus. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, è intervenuto oggi per parlare principalmente della ripresa all'indomani della fase 2. Tante le riflessioni proposte su aspetti importanti per gli abruzzesi: il contributo dell'Abruzzo all'Italia per la produzione di mascherine, il bonus famiglie, i test sierologici, l'accordo con la sanità privata durante l'emergenza, la ripartenza in regione delle attività produttive, le misure per contenere il contagio ed anche la cassa integrazione in deroga. Insomma, un'analisi a tutto campo interessante ed esauriente. Oggi vi proponiamo una parte dell'intervista che tratta alcuni degli aspetti che abbiamo elencato. Bene, Presidente, siamo entrati dal 4 di maggio, quindi da ieri in fase 2, nella fase della ripartenza. Ecco, volevo chiederle a che punto è l'Abruzzo con i protocolli di sicurezza che sappiamo sono, come dire, la premessa necessaria per riavviare, diciamo, le attività e come pensa debbano essere scaglionate le riaperture dei vari comparti produttivi in Abruzzo? Noi abbiamo chiesto al governo di cambiare prospettiva, non di fare oggi, o anzi, o meglio, l'hanno fatto più di una settimana fa, un calendario che prevede delle rigide scadenze per le riaperture, che non hanno di fatto nessuna reale base scientifica oggettiva, intanto perché i territori non sono tutti uguali e quindi anche le condizioni di pericolosità del contagio sui territori non sono esattamente le stesse in tutta Italia, ma anche perché è difficile convincersi che sia magari più pericoloso andare su appuntamento dal barbiere con tutte le precauzioni e con tutte le sanificazioni possibili e immaginabili da imporre a quell'artigiano, piuttosto che prendere l'autobus per raggiungere l'ufficio o la fabbrica ed entrare in fabbriche che pure hanno dei protocolli che stiamo anche implementando, vedi il caso Sevel, con cui stiamo appunto collaborando anche per migliorare i protocolli già molto rigidi di sicurezza. Altrettanto avviene sui cantieri edili, quindi ci sono tutta una serie di protocolli che si stanno stilando categoria per categoria, si fanno sia a livello territoriale sia a livello nazionale, perché le associazioni di categoria predispongono questi protocolli di sicurezza. E la nostra logica, quella che continuiamo a proporre al governo, è stabilito come si rispetta e in quale condizione si può rispettare la sicurezza e lavorare quindi in sicurezza, chi riesce a garantirlo e a farlo, chi si adegua a questi standard può riaprire, che sia un bar, che sia parrucchiere, che sia un negozio di giocattoli, che sia un negozio di vestiti, che sia un ufficio, che qualunque attività, che sia una fabbrica. Ecco, qualunque attività noi dobbiamo dire quali sono i meccanismi di sicurezza, le regole di sicurezza che devono essere adottate una volta messe in campo per mettere la ripartenza. Anche perché uno Stato che tiene 3 mesi ferma un'intera filiera produttiva, intere categorie di lavoratori, poi o a questi lavoratori gli dice subito con quali soldi possono tirare avanti, con quali risorse possono affrontare questo blocco lavorativo e produttivo, oppure se stiamo ancora a maggio a discutere di un decreto che si doveva chiamare aprile e non sappiamo ancora se e quali soldi verranno dati ad aziende che nel frattempo sono sull'orlo del fallimento perché non riescono a reggere il peso degli affitti, delle tasse, delle bollette, di tutte le scadenze che sono state sostanzialmente mantenute. Direi allora è meglio, come dire, lavorare nel frattempo per far ripartire l'economia e permettere un minimo di rimettere in campo quello che abbiamo fatto, ad esempio, con l'asporto. Diciamo, abbiamo permesso con un po' di giorni di anticipo rispetto al 4 maggio in Abruzzo, abbiamo consentito di poter cucinare per i ristoranti e le trattorie, anche per le paste all'uovo, per poter preparare appunto i propri prodotti e di poterlo fare in sicurezza con cittadini che prenotavano, andavano lì, non consumavano sul posto, se lo portano a casa, però almeno abbiamo offerto a una categoria che era rimasta completamente ferma e che ancora oggi non si sa bene quando dovrà riaprire, gli abbiamo dato una minima possibilità di almeno ammortizzare
quelle spese fisse che rimangono ineliminabili e incomprimibili. Ecco, Presidente, le questioni economiche devono camminare di pari passo ancora con le questioni sanitarie e dovremmo, insomma, come dire, combinare le due cose ancora per un po' di tempo. Allora, vorrei chiederle questo. Sul piano del controllo del Covid, è chiaro che siamo, forse possiamo dire, non so se è prudente dirlo, comunque siamo sicuramente usciti dalla fase emergenziale vera e propria ed entriamo in una fase di controllo, forse di contenimento, no? Anche perché appunto c'è la necessità di dover ripartire. Allora volevo chiederle che misure su questo intraprenderete? Pensate ad un tamponamento generalizzato, a test sierologici generalizzati? Ecco, come pensate di controllarlo comunque e di comprimerlo in qualche modo comunque il virus che ancora esiste e vive tra di noi? Allora, noi oggi abbiamo intanto avuto l'autorizzazione dal Ministero per l'apertura del quarto laboratorio, quello dell'Aquila, ce n'era uno solo all'inizio di questa epidemia che era il laboratorio di Pescara, poi successivamente abbiamo autorizzato prima a Teramo lo zoo profilattico che ha dato un grandissimo contributo per fare appunto per incrementare la nostra capacità di diagnosi, successivamente il laboratorio dell'Università di Chieti, adesso anche il laboratorio dell'ospedale dell'Aquila, quindi stiamo peraltro a Pescara, è stato acquistato dalla ASL locale un macchinario che consente di fare oltre 2.000 tamponi al giorno e in maniera anche veloce, tamponi rinofaringei. Sono in corso i settaggi delle macchine, quindi la messa in prova, e speriamo dalla metà del mese di poterlo avere funzionante a pieno regime. Tuttavia, nonostante questi potenziamenti, e ci sono all'orizzonte anche accreditamenti di realtà private che sono in grado, laboratori privati che sono in grado di fare tamponi, però il numero di tamponi che si possono processare realmente sono sempre un numero limitato rispetto alla popolazione, quindi io non ho mai parlato né mai parlerò di tamponi generalizzati a tappeto a tutta la popolazione. Con gli attuali laboratori ci vorrebbero forse 6 mesi per fare i tamponi a tutta la popolazione e non è appunto utile neanche farlo in questa maniera e con questi tempi. Certo che avere tanti laboratori in più e avere una capacità diagnostica maggiore ci permette o ci permetterà, nel caso dovessimo avere nuovi casi tipo la zona rossa di Castiglione e Serremondo o dell'area Vestina, di poter magari prendere un piccolo paese e fare lì su un segmento particolare dove è utile e necessario andare a scovare una sospetta presenza numerosa di asintomatici e fare davvero subito i tamponi in maniera precoce per anticipare il momento della contagiosità e per anticipare l'individuazione dei soggetti malati. Nel frattempo, sul fronte della sierologia, cioè i test che vengono fatti sul sangue per capire se hai sviluppato gli anticorpi, l'Abruzzo fa parte di una sperimentazione nazionale condotta dal Ministero della Salute che porterà oltre 5.000 abruzzesi su un campione nazionale di 150.000 soggetti e oltre 5.000 abruzzesi verranno selezionati e invitati dalla Croce Rossa a partecipare a questa campionatura, a questi test sierologici che ci daranno delle indicazioni sul grado di presenza sul territorio e di circolazione del virus, sulla base del quale poi si faranno successivi approfondimenti. Dopodiché è chiaro che se, e noi tutti lo speriamo, la scienza medica continuerà a crescere, magari a fare passi da gigante, a permettere di incrementare e di moltiplicare la capacità di fare tamponi e l'efficacia, anche l'attendibilità dei test sierologici che sono senz'altro meno costosi e più veloci da fare, l'Abruzzo sarà sempre pronto a sposare queste campagne, a partecipare e a promuovere questo tipo di iniziative.
Ecco, Presidente, la Regione Abruzzo è stata in linea anche con le indicazioni del governo in ordine ad aumentare in fase emergenziale i posti di ricovero in rianimazione. E quindi siamo riusciti a sostenere come Regione Abruzzo una gravissima emergenza. Ma allora che senso ha realizzare gli ospedali Covid a Pescara e all'Aquila? Cioè, come si inquadrano questi nuovi ospedali all'interno della strategia di contenimento del Covid? Premesso che reparti cosiddetti ospedali Covid, nella nostra intenzione, dovranno essere allestiti in tutti i capoluoghi di provincia, rendere ogni ospedale capace di affrontare una presenza di malati Covid, perché questo consente al resto dell'ospedale di poter continuare a funzionare. Noi per ricavare i posti letto necessari sia di terapia intensiva che di subintensiva che di normale terapia, diciamo, infettiva, pneumologica, abbiamo dovuto di fatto chiudere gli ospedali, tranne che per le emergenze, urgenze, tranne che per le terapie non procrastinabili come quelle oncologiche, l'abbiamo dovuto sostanzialmente chiudere. Ancora oggi abbiamo gli ospedali che sono di fatto preclusi alla normale attività, perché la presenza nei reparti di un numero così importante di malati e la necessità di averli dovuti ospitare, alloggiare e ricoverare in reparti non attrezzati allo scopo ha costretto appunto ad allontanare gli altri malati e a chiudere i ricoveri. Nel momento in cui avremo invece, ad esempio, faccio solo l'esempio di Pescara, ma vale altrettanto per l'Aquila con il reparto G8 e con il Delta Medico che proprio in questi giorni sta, diciamo, allestendo i suoi posti letto, a Pescara, quando tra un po' di giorni avremo la prima disponibilità di posti e dentro luglio, se verrà concluso quel lavoro, tutti i malati di malattie infettive verranno trasferiti in un reparto sigillato, debitamente isolato e separato dal resto dell'ospedale, e tutto l'ospedale di Pescara potrà tornare a funzionare regolarmente. Poi la nostra speranza è che quei reparti possano restare, come dire, deserti, inutilizzati, perché nessuno si ammala più e perché saremo stati tutti capaci con i nostri comportamenti e con la profilassi, con la prevenzione, di evitare nuovi contagi. Ma nessuno oggi può escludere, anzi, tutte le organizzazioni sanitarie mondiali, internazionali, europee, italiane, nazionali, territoriali, tutti pronosticano purtroppo che dovremo convivere con la presenza del virus, che ci saranno nuove occasioni di contagio, che in particolare in autunno, insieme all'influenza e normali virus stagionali, anche questo virus tornerà a circolare, potrebbe circolare anche in maniera virulenta con qualche recrudescenza, e noi in quel caso ci faremo trovare pronti. Fino a quando questa epidemia, questo virus non sarà debellato, non sarà scomparso magicamente, o piuttosto non sarà sconfitto dalla scienza attraverso farmaci, cure, terapie efficaci, vaccini che ne possano impedire la propagazione e la dannosità. I militari del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza hanno consegnato, per conto dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, l'AISLA, mascherine protettive ai malati SLA residenti nella provincia aquilana o in cura all'ospedale San Salvatore dell'Aquila presso la clinica neurologica. Il responsabile dell'AISLA per la provincia dell'Aquila, dottor Marco Di Norcia, si è rivolto alla Guardia di Finanza chiedendoci di consegnare mascherine alle persone affette da sindrome di SLA, spiega il comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, generale di brigata Gianluigi D'Alfonso, soprattutto nella fase 2, in cui sarà ancor più indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuali allo scopo di prevenire il contagio da Covid-19. È importante dare a questi pazienti un segnale tangibile di vicinanza delle forze dell'ordine e delle istituzioni italiane
affinché le persone colpite da patologie neurodegenerative come la SLA non si sentano emarginate o dimenticate dalla società. È intervenuto personalmente alla consegna anche il primario dell'unità operativa complessa di neurologia, il professor Carmine Marini, insieme al suo staff, ringraziando le Fiamme Gialle per la sensibilità dimostrata nel rendersi disponibili a recapitare a domicilio le mascherine, considerato che durante l'attuale fase di convivenza con il coronavirus i malati di SLA sono maggiormente esposti al rischio di contagio causato da più elevato numero di persone che torneranno a circolare nelle città. Nella mattinata odierna, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla locale procura a carico di un uomo di 55 anni pluripregiudicato e già detenuto in misura cautelare. Dovrà scontare in carcere la pena cumulativa di 6 anni ed 8 mesi di reclusione, oltre alla multa di 6.400 euro a causa di varie sentenze di condanna per reati contro il patrimonio e per lo spaccio di stupefacenti commessi nel territorio marsicano. L'uomo, già destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in passato era stato segnalato per una serie continua di violazioni al provvedimento. Le sentenze di condanna sono il risultato di varie attività investigative effettuate dagli agenti del commissariato, molteplici e gravi sono i risultati, infatti, i riscontri probatori acquisiti nel corso delle varie indagini finalizzate alla individuazione degli autori di numerosi reati predatori e di spaccio avvenuti in città negli anni passati. Il commissario straordinario del Comune di Avezzano, Mauro Passerotti, rende noto che a seguito delle recenti disposizioni gli uffici comunali hanno tenuto specifici incontri con le ditte appaltatrici, i direttori di lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per coordinare tutte le attività necessarie alla ripresa dei cantieri che erano stati sospesi a causa del Covid-19. Precisamente intervento di adeguamento delle scuole primarie di via Garibaldi e di via Fucino mediante delocalizzazione in via Pertini per complessivi 4.117.340 euro. Intervento di adeguamento del complesso scolastico di via Corradini mediante delocalizzazioni in via Puglia per complessivi 7.200.000 euro. Intervento di recupero piazza del mercato per complessivi 570.000 euro. Dopo aver valutato le singole situazioni, aggiornata la documentazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed adottato le conseguenze misure organizzative dei cantieri che saranno attivati in questi giorni, si avvierà la ripresa dei lavori per l'inizio della prossima settimana. Bene, con questa notizia, che è una buona notizia per Avezzano, concludiamo il telegiornale e prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano, dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie e a risentirci.